Questa sera i protagonisti del nostro incontro sono quattro supereroi. Beh, sarebbe bello che fosse così. La verità è che i Magnifici Quattro sono quattro parole importantissime che troveremo tra poco. Nel giorno del vostro matrimonio, davanti al ministro della Chiesa, cioè il sacerdote, risponderete a delle domande che egli vi porrà. Vi chiederà prima di tutto se siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, ma soprattutto se siete venuti a farlo in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione. Intendiamoci, a quel giorno dovreste già essere in grado di dire sì. Se dite no, allora non dovreste presentarvi. E poi vi chiederà: siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? E poi concluderà chiedendovi: siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Dopo tre sì, voi siete pronti per il matrimonio. Queste tre domande sono veramente potentissime, ma si può dire, e credo che siate d'accordo con me, che soprattutto la seconda domanda ha una forza straordinaria. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Ed è proprio per tutta la vita che diventano i nostri Magnifici Quattro. Quattro termini per tutta la vita che fanno la differenza, perché dentro c'è tutto: ciò che sei, ciò che sei stato e ciò che sarai. Per vivere un po' questo nell'incontro in presenza, siamo andati a ripescare un testo preso dal Vangelo di Marco, che parla di una vedova che nel tesoro del Tempio mette tutto quanto aveva per vivere, a differenza di molti ricchi che mettevano del loro superfluo. In quel Vangelo ci viene raccontato soprattutto che quella donna che ci mette tutto quello che ha prende sul serio il suo stare con Dio. Dentro quel tesoro, immagino un po' dello stare con Dio, ci mette tutto se stesso, tutto quello che ha. Nel matrimonio, del resto, avviene la stessa identica cosa. Voi, se siete seri, è ovvio che lo siete, ci mettete tutto quello che siete, tutto quello che avete, e in quel per tutta la vita che può fare paura, dentro c'è tutto invece la vostra passione, la vostra scelta di arrivare fino in fondo. Ed è per questo, proprio in virtù di quel per tutta la vita che sentite in fondo anche nel vostro cuore, che il matrimonio porta con sé le caratteristiche di unicità, indissolubilità e di fedeltà. Un matrimonio fatto con tutta consapevolezza, ci si mette dentro tutto quello che si ha, ecco perché è unico, indissolubile, e chiama alla fedeltà. E a proposito di fedeltà, ci siamo detti di pensare più spesso a una matrioska, cioè a un grande sì che contiene tanti piccoli sì. Questa è la vera fedeltà del matrimonio, che però non viene lasciata solo all'emozione e alla forza del singolo, ma viene affidata anche, e questa è la potenza del sacramento, alla forza di Dio messa in noi, nel sacramento in particolare, nella forza dello Spirito. Cosa che ricordiamo anche ascoltando il Vangelo di Giovanni, questa forza dello Spirito che ci rende capaci anche di gesti straordinari, come ci ricorda appunto questo Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice che saremo pronti a fare grandi cose perché Egli va al Padre, ci dona il suo Spirito e noi, in virtù di quell'amore, possiamo fare davvero cose ancora più grandi di quelle che il Signore ha fatto, perché Lui è onnipotente, noi un pochino meno. Rileggetelo con calma questo testo. E come sempre è arrivato anche il momento di mettere in pausa e fare una piccola verifica su che cosa significa per voi costruire la fedeltà. Ma ricordatevi dei Magnifici Quattro, per tutta la vita.
cosa che, in fondo, se chiedete al vostro cuore, è ciò che desidera di più.